Bentornati all'approfondimento video del malpensante.com. Roma Inter è stata per tanti versi una partita meno entusiasmante di quel che si è raccontato. Vi raccomandiamo di completare l'approfondimento con l'articolo evidenziato in descrizione. Qui ci preme sottolineare soprattutto la monotematicità dell'attacco giallorosso, quasi tutto fondato su lanci lunghi, i tanti errori individuali dell'Inter, in parte le marcature uomo a metà campo della Roma e una piccola parentesi su Gary Medel. Sin dal primo minuto la Roma decide di non giocare la palla dal basso, ma di andare al rinvio su Dzeko. Sarà così per quasi tutta la partita. L'Inter è quasi sempre disposta male in queste situazioni, con Perotti e soprattutto Florenzi sempre liberi. Sarà che taglia verso il centro. Medel non ha mai trovato la posizione giusta, come vediamo qui. Avrebbe dovuto prendere Florenzi invece di disturbare Dzeko. L'azione sfuma, ma è prodromica di tanti problemi futuri. Nonostante la Roma potrebbe giocarla vicino, la scelta è chiara: scavalcare il centrocampo dell'Inter sempre e comunque togliendole l'arma migliore, il pressing alto. Anche qui Medel è messo male, coprendo una zona di campo in cui non c'è nessuno e i compagni sono comunque in vantaggio. La linea blu indica il movimento che avrebbe dovuto fare per aiutare Miranda. Più tardi vedremo degli esempi più corretti. Rimane statico troppo alle spalle di João Mario, senza chiudere la linea di passaggio per Dzeko o disturbare Salah. L'azione infatti si sviluppa su quella direttrice. Santon correttamente resta nel mezzo, anche perché Perisic si prende Bruno Perez. Medel non ha seguito l'azione e si ritrova nel bel mezzo del nulla, in ritardo, così come Perisic. L'azione sfuma, ma l'Inter ha difeso molto male. Questa è l'azione del gol, le linee non sono sbagliate, ho semplicemente riproposto quelle di prima per mostrare quanto sia simile la disposizione della Roma e dell'Inter. I giallorossi rinunciano scientemente al gioco basso e vanno al rilancio lungo. Il primo errore è di Medel, uguale all'azione precedente: più che guardare la palla dovrebbe controllare il trequartista, che è Florenzi, che invece segue bene a rimorchio. Da notare Salah, che si muove esattamente come prima. L'azione si sviluppa con Medel in ritardo, ma anche in ritardo Perisic. L'inquadratura non ci aiuta, ma vedremo dopo da un'altra molto meglio. Quello che possiamo notare qui è che Miranda aveva Dzeko, ma Perotti fa un'ostruzione intelligente che impedisce a Miranda stesso di seguire l'uomo. Ansaldi non se ne accorge e non avviene il cambio di marcatura. Errore dell'argentino. Qua si vede meglio la dinamica al centro. Da quest'altra angolatura invece si vede Murillo che scambia un'occhiata al centro prima che Miranda venga rallentato da Perotti. Perisic è in ritardo. Medel dovrebbe chiudere sul primo palo, lo fa ma con notevole ritardo. A gioco fermo le marcature sono corrette, ma in movimento la Roma è in anticipo su tutto. In mezzo si vede chiaramente Perotti rallentare e Ansaldi che si perde Dzeko. Rivedendola da più posizioni, le responsabilità di Murillo sono meno evidenti di quel che era parso in diretta. È un errore generale della squadra. Apriamo la parentesi Medel. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di un vero equilibratore della difesa, in grado di sostenere le uscite dei centrali e coprire i buchi che si aprono centralmente. Per capire quanto sia casuale il suo movimento ordinario, lo paragoniamo a quello che al momento è l'eccellenza del centrocampista di contenimento, l'attuale miglior equilibratore tattico esistente. Un paragone, lo anticipo, probabilmente ingiusto, ma che fa comprendere le tante disattenzioni del cileno. Parliamo di tattica e non di tecnica. Qui Medel è messo bene con Miranda che esce, è lui che deve coprirlo. L'azione prosegue e l'Inter perde palla, transizione rapida dei giallorossi con l'Inter che è rimasta con Miranda esterno e Medel che in quel momento è e deve considerarsi il centrale dell'Inter. Ma l'azione prosegue senza che il cileno segua un filo logico di come si evolverà. Dovrebbe stare in linea con Murillo e invece non riusciamo a vederlo per colpa dell'inquadratura. Ci aiuterà un'altra ripresa in cui si nota il ciondolare disinteressato del cileno, errore gravissimo che per fortuna l'Inter non paga.
tornando a Roma-Inter, qui c'è un fallo di Salah. L'arbitro concede un dubbio vantaggio, ma ci torneremo poi. Mentre si nota Strootman, sostanzialmente uomo su Joao Mario, memorizziamo il metro arbitrale. Primo fallo, non fischiato, per dubbio vantaggio anche qui. Perotti però fa fallo nuovamente, prende gamba e poi palla. Banti non fischia e l'azione diventa pericolosa. La stragrande maggioranza delle occasioni della Roma nascono da errori individuali dell'Inter o disattenzioni dell'arbitro. Disattenzioni o errori anche grossolani come questo di Miranda. La Roma rinvia lungo come sempre, Mendele dovrebbe stare più in linea con Miranda dove è più probabile che si svolga l'azione. Il difensore brasiliano rinvia corto, Ansaldi sbaglia, altro errore individuale, e Medella è in ritardo, azione pericolosa della Roma, sempre su errore dell'Inter. Anche quando potrebbe giocarla sul fraseggio, la Roma sceglie il rinvio su Dzeko, anche quando l'Inter non fa pressing asfissiante. Una scelta opposta rispetto a quella dell'Inter, che prova sempre a giocarla anche sullo stretto e anche se Icardi aiuta poco, stazionando troppo centralmente vicino ai difensori avversari. L'azione prosegue, ma l'azione di Icardi non cambia. Ancora una volta la Roma potrebbe, ma non vuole giocarla corto. Si punta su Dzeko, ma stavolta va male. L'azione prosegue, finalmente Cardi si separa di un paio di metri dai marcatori, fondamentali per creare l'azione pericolosa. L'Inter non ha quasi mai rinunciato al possesso palla e al fraseggio corto, costruendo anche buone trame di gioco. Ennesima situazione, sempre uguale, potrebbe la Roma ma non vuole. Palla lunga su Dzeko e Medele sbaglia a guardare la palla e non Florenzi, così come è avvenuto per l'azione del gol. Miranda stavolta riesce, ma l'errore rimane. Qui possiamo apprezzare nuovamente la marcatura uomo di Strootman su Joao Mario. Stesso discorso con De Rossi su Banega e Florenzi su Medele. La scelta della Roma, ripetiamo, è stata palla lunga a prescindere, se necessario anche su Perotti o Salah, come in questa occasione. Medele è correttamente davanti a Florenzi, ma per dirla in gergo non sente l'avversario che lo supera. Fortunatamente interviene Miranda. Il problema è che Medele prosegue la corsa senza senso, lasciando Miranda solo contro due avversari. L'azione sfuma per fortuna dell'Inter. I nerazzurri fraseggiano, ma avrebbero bisogno ogni tanto di sponde per accorciare il campo verso l'area giallorossa. Pochissimi i movimenti in tal senso di Icardi, sempre troppo vicino ai difensori avversari. L'azione prosegue lentamente, ma Icardi rimane lì nella speranza, non si capisce di cosa, vista la bravura di testa sia di Fazio che di Manolas. Altro pericolo della Roma su errore individuale di un nerazzurro, stavolta Joao Mario. Medel anche qui sbaglia posizione mettendosi dietro Dzeko, doveva stare davanti. Poi Salah sciupa, ma sono due errori interisti che scatenano l'azione. De Rossi cerca Salah, Murillo dovrebbe temporeggiare, ma fa un intervento nefasto che aziona un'ulteriore azione pericolosa giallorossa.
L'azione prosegue e l'Inter dimostra di avere buone idee in transizione, ma anche una buona predisposizione al fraseggio e alla verticalità quando può. Due azioni pericolose nell'arco di meno di un minuto. Guardate la mimica di Szczęsny che chiede a tutti di stare alti. Anche qui Medel invece che prendere l'uomo caccia inutilmente la palla che infatti finisce sul trequartista che avrebbe dovuto marcare. Palla lunga e errore individuale. Lo spartito è questo. Altro rinvio della Roma, ne contiamo una quantità industriale. Medelle guarda sempre la palla invece che occupare una delle posizioni utili per bloccare il successivo svolgersi dell'azione. Santon sbaglia a non fare qui fallo, l'Inter fa pochissimi falli tattici ed è un errore. Farlo dopo infatti gli costa il giallo. Santon prova a rinviare senza decisione, sbagliando. Da questo errore nasce un'altra occasione per la Roma. Sbaglia due volte anche João Mário, prima dello stop e poi nel non fare fallo. Medelle dovrebbe temporeggiare per garantire equilibrio, invece si fa superare facilmente, lasciando Dzeko libero di andare al tiro. La Roma non ci prova neanche a giocarla, praticamente mai. Stesso duello di sempre, Miranda a Dzeko e Medel che invece di marcare Florenzi guarda la palla. Da questo fermo immagine si può apprezzare l'assoluta inutilità di una posizione così ravvicinata ai due. I minuti passano ma il canovaccio non cambia, altro rinvio di Szczęsny, stesso duello Miranda-Dzeko con Florenzi libero di inserirsi e Medel distratto da non si sa bene cosa. Qui invece parliamo di metro arbitrale, Juan Jesus scalcia da dietro Candreva, Banti non fischia e ne ammonisce azione infinita. Il brasiliano sarà ammonito successivamente in un'altra azione. Icardi finalmente si sveglia, prende due metri, ma sbaglia anche lui un passaggio semplice, altro errore individuale che scatena la ripartenza della Roma. Qui un esempio della pazienza che ha l'Inter nel testare il gioco, con un possesso palla che di partita in partita diventa sempre più fluido e organizzato. In questo caso è agevolato dall'ottimo movimento di Ansaldi, ma soprattutto dalla straordinaria intuizione di Banega. Geniale! Altra azione della Roma, altro errore, stavolta nel tentativo superficiale di Medel nello stop. Dzeko a campo libero ma non dà troppa forza, Handanović para. Anche qui metro arbitrale, però distratto Ansaldi e l'arbitro lascia correre così come lascia correre sul calcione di Strootman. L'azione sfuma ma serve per capire il metro arbitrale che sarà utile alla fine del video. Il fallo di Strootman è netto, prende palla dopo averlo steso.
Azione del gol dell'Inter, bene Gnocchi coraggioso per Banega, ma guardate Icardi col movimento giusto quanto sia fondamentale per aprire la difesa della Roma. Il movimento all'indietro è eccellente così come l'assist. Da un'altra inquadratura è più semplice individuare la prodezza di Icardi. Un minuto dopo il pareggio l'Inter potrebbe ripartire, c'è un leggero tocco di Icardi su Manolas, identico ai tanti che Banti aveva lasciato correre fino a quel punto. Banega poi interviene perfettamente sulla palla, l'Inter è in superiorità ma l'arbitro fischia e ferma tutto, indicando di aver punito il fallo di Icardi. Da questa inquadratura però possiamo apprezzare la pulizia dell'intervento di Banega, azione che non avrebbe dovuto essere fermata. Insomma, una partita che è stata meno spettacolare di quanto si è raccontato, anche se questa considerazione va al di là delle tante occasioni da rete da entrambe le parti. Lontani da polemiche sull'arbitro per questa partita, voglio aprire una piccola parentesi sul cosiddetto vantaggio, perché Banti ha lasciato correre molto, salvo poi cambiare metro arbitrale nel corso della partita, soprattutto nel secondo tempo. Le linee guida AIA parlano chiaramente. L'arbitro deve lasciar proseguire il gioco in presenza di un'infrazione, nei casi evidenti in cui ritiene che interrompendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione stessa. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza, cioè entro uno o due secondi, l'arbitro interromperà il gioco e punirà l'infrazione iniziale. Subire un fallo a metà campo e non fischiarlo non dà alcun vantaggio alla squadra, in questo caso all'Inter, quindi andrebbe sanzionato così come andavano sanzionati tanti falli, probabilmente con qualche giallo in più. Il vantaggio dovrebbe essere pensato al contrario, ovvero se interrompendo l'azione si danneggia chi subisce fallo. In questa ottica Banti ha sbagliato moltissimo. E di certo il nostro voto non è quel 7 che abbiamo visto su tanti giornali. Tornando al match, difficilmente i tecnici possono essere felici. Da una parte Spalletti sa che questa tattica così sparagnina e vecchia è inutilizzabile per il futuro e deve essere solo una scelta contingente. Dall'altra De Boer deve far conto di una squadra che individualmente deve ancora lavorare alla massima concentrazione perché è troppo propensa agli errori individuali. Troppi, davvero troppi, in una partita importante come questa. La maggior parte di quello che è stato concesso alla Roma viene da errore individuale. È al tempo stesso un sollievo tattico perché evidentemente altre cose hanno funzionato, ma una grossa preoccupazione perché alcuni errori si ripeteranno. Anche per oggi è tutto, ricordandovi che siamo presenti anche su Twitter e Facebook, vi salutiamo dandovi appuntamento al prossimo approfondimento video del malpensante.com.